dopo il successo di Grand Hotel Calciomercato, ecco l'almanacco 2021-2022, perché il 2021 è così speciale? Ma intanto perché si sono trasferiti i due calciatori più forti del momento e degli ultimi 20 anni, ovvero Ronaldo e Messi, poi perché Donnarumma ha lasciato il Milan, è una storia d'amore finita male, perché comunque ci sono stati trasferimenti milionari come Lukaku, purtroppo più in uscita dall'Italia e non in entrata, e poi perché ci sono anche delle favole. Come quella di Messias, che una favola, pensa che nel libro ne parlo, nel capitolo La favola, è nata proprio qui a Sesto, perché Paolo Maldini era in tribuna a vedere Pro Sesto Chieri nel giorno in cui il figlio aveva firmato il contratto, Cristian, che tuttora giocavano con la Pro Sesto, firmò il contratto con la Pro, ed erano in tribuna a vedere la partita, e nel Chieri giocava Messias. E all'epoca il procuratore del giocatore mandò un messaggio a Paolo dicendo: "Ma l'hai notato quel numero 7 con la maglia azzurra?" E Paolo disse: "Non c'entra niente in questa categoria, si vede che è un giocatore molto forte." Non so se è nato da lì diciamo, l'amore tra Maldini e Messias, ma sicuramente Paolo si è ricordato di quell'occasione e ha fatto di tutto affinché Messias potesse coronare questo suo sogno di giocare nel Milan, di debuttare in Champions League, adesso anche di far gol. E in realtà il vero sogno di Messias sarebbe quello addirittura di essere convocato in nazionale per i mondiali. Glielo auguriamo perché, insomma, le favole evidentemente nel calcio possono ancora avere un lieto fine. Ecco, parlando di Messias, torniamo, meglio, passiamo al Monza, visto che chi segue Binario Sport è un tifoso del Monza. La domanda è: Messias Simi, più volte accostati al Monza, ti risulta? C'è qualche aneddoto a proposito? No, è vero, Messias, più Messias di Simi, credo. Messias, il Monza ha offerto anche 5 milioni, 5 milioni e mezzo al Crotone per prenderlo a titolo definitivo, ma il ragazzo voleva la Serie A, voleva in particolare il Milan, quindi non ha dato mai grandissime aperture. Però sì, insomma, Galliani non ha bisogno di presentazioni più lui di me, ed è un manager che ama anche trattare giocatori che sulla carta possono sembrare impossibili, quindi sicuramente anche a gennaio aspettiamoci grandi interventi perché il Monza vuole andare in Serie A, vuole realizzare questo obiettivo, non sarà facile, ma sicuramente farà di tutto per riuscirci. Ecco, a gennaio qualche intervento, magari può arrivare una prima punta di peso, visto che i tifosi la richiedono da molto tempo. Ma penso proprio di sì. Credo che un nome buono possa essere Torregrossa della Sampdoria, che è in uscita e che quando ha giocato in B, soprattutto nell'anno di Brescia, ha fatto vedere grandi cose. L'idea era anche prendere un attaccante giovane come Moro del Padova, che è a Catania, che ha fatto 14 gol, anche per fare un investimento futuro su un attaccante giovane, anche in prospettiva, chissà, un domani azzurra tipo Lucca. Ma Moro non può giocare con tre squadre diverse quest'anno, cioè può essere tesserato con tre squadre, ma non può giocare con tre squadre. Lui gioca col Catania, aveva già giocato anche con il Padova. E quindi la deroga Covid per giocare con tre squadre è scaduta il 1° luglio. Il Monza ha cercato di capire se c'erano i margini per poterlo prendere subito per gennaio, ma non essendoci questi margini, valuterà poi se è il caso di fare comunque l'investimento per giugno, assicurandosi un talento in prospettiva sicuramente molto molto interessante. Ecco, tornando invece al libro, abbiamo ancora in mente le immagini dell'annuncio di Marrone all'ultimo giorno di mercato. Sì. Ecco, nel libro c'è qualche altro episodio sul Monza, oppure... Ci sono due aneddoti, però non ve li posso spoilerare tutti, se non Ovviamente, l'ho comprato il ovviamente. libro, però sì, c'è un allenatore molto importante che tra l'altro in questo momento sta firmando con una squadra molto importante a livello internazionale, tra i più importanti a livello internazionale, ed è clamoroso come, ripeto, oggi stia andando al Manchester United e invece qualche mese fa, se il Monza fosse andato in Serie A, avrebbe probabilmente accettato di sedersi sulla panchina del Monza. Ci sono stati vari contatti con Galliani, che mi ha anche confermato che quello che ho scritto era vero, quindi sì, Ragnik oggi sta diventando allenatore del Manchester United, ma poteva clamorosamente essere l'allenatore del Monza se il Monza fosse andato in Serie A. Invece, prima di chiudere, un accenno al mercato: Pirola, Carlos Augusto, Mota, Di Gregorio, sono tanti giovani molto interessanti a Monza. Chi secondo te potrebbe avere un futuro
brillante nei prossimi anni. Ma tutti i nomi che hai fatto, Mota Carvaglio è un giocatore molto molto forte, Pirola stesso, so che ha attenzionato la club anche di Premier, la caratteristica di Pirola è molto difficile da trovare, quindi tante squadre lo stanno seguendo, ma io credo che il Monza, ovviamente per vincere il campionato bisogna sia di giocatori esperti come ce li ha, ma anche appunto di creare qualcosa poi in prospettiva futura per non essere costretto a rivoluzionare la squadra in caso di promozione. Quindi ha fatto bene la società, il boss, come lo chiamavamo tutti i Galliani, anche Filippo Antonelli, a creare comunque anche una base giovane di ragazzi che in prospettiva possono giocare poi in Serie A. Ecco, un saluto per chiudere ai tifosi del Monza, ti vediamo sempre in giro per tutta Europa, nei più belli, insomma, nei migliori stadi del mondo. E quando ti rivedremo a Monza a vedere la curva Davide Pieri? Ma spero presto, sono venuto l'anno scorso a vedere un paio di partite da tifoso di nascosto perché comunque avevo un ottimo rapporto con Prince Boateng e quindi sono stato a vedere un paio di partite e spero di tornare, soprattutto spero davvero in particolare per Adriano Galliani che so quanta passione mette nel suo lavoro, spero che possa realizzare questo obiettivo di riportare il Monza in Serie A. So quanto ci tiene, so quanto è innamorato della vostra maglia, so quello che sta costruendo anche a livello di strutture, per tutte le facilities che permettono ai giocatori di sentirsi davvero come in Serie A, anche se in Serie B. E quindi continuerò a seguirvi con grande attenzione, curiosità, simpatia e facendo anche se non si può dire comunque il tifo per il Monza, perché credo che il calcio italiano abbia bisogno di realtà così in Serie A.